Salernitani nel mondo. Viaggio virtuale tra le nostre comunità all'estero. Saluto da Pino Delia, siamo qui a Radio Alfa per l'appuntamento con i Salernitani nel mondo. Oggi questo viaggio virtuale ci porta a Boston, nello stato del Massachusetts, quindi Stati Uniti, per ritrovare il caro amico Ciro Pirone, originario di Salerno, da quasi 20 anni ormai vive a Boston. Lo saluto, Ciro, benvenuto, bentrovato. Ciao Pino, grazie di avermi ricontattato, è un piacere sentirti. E sì, infatti confermo e certifico che ho celebrato il 18° anniversario da bostoniano, quindi sì, sono 18 anni ora. Sei maturo, maturo allora. Ricordo sposato con una americana, con due figli, e, insomma, integrato del tutto appunto a Boston, ogni tanto qualche capatina a Salerno, la città d'origine. E visto che siamo proprio a Natale ormai, mi sembrava giusto sentirti, visto che sei un esperto di vini, perché sei il responsabile del portafogli di vini italiani di una importante società che appunto fornisce vini in vari paesi degli Stati Uniti. Lì a Boston fa molto freddo, il clima è proprio quello natalizio, un bel bicchiere di vino serve anche a scaldarsi, Ciro. Sì, noi ce ne facciamo pure due o tre in realtà, perché sì, infatti oggi qui fa tanto freddo, siamo a meno 5 e siamo a mezzo, cioè durante il giorno, ancora non è arrivata la sera, però beh, ci siamo abituati, ormai ci siamo fatti la pelle di foca e quindi diciamo, però va bene, grazie a Dio, sì, il business del vino va molto bene, gli americani continuano, almeno in questa zona qui del New England, ma un po' in generale continuano ad amare il vino italiano. E al di là di quello sto notando un po' per quello che facciamo noi, un po' per i clienti con i quali lavoriamo tutti i giorni, che anche il vino campano all'interno del vino italiano sta facendo tanto tanto bene, viene apprezzato tanto e quindi sicuramente ci fa sentire molto orgogliosi, almeno a me personalmente essendo salernitano. Infatti, ecco, a proposito di vini campani, mi dicevi a microfoni spenti che proprio in questi giorni hai tenuto un corso per l'associazione Sommelier, quella insomma che è presente lì da te, sui vini campani, proprio un corso. Spiegaci intanto che cos'è. Sì, praticamente collaboro con questa organizzazione, si chiama North American Sommelier Association, che è una, diciamo, una specie di sede distaccata dell'Associazione Italiana Sommelier, e qui io collaboro con loro qui a Boston, loro hanno la sede principale a Los Angeles, e comunque hanno iniziato a fare una serie di webinars, quindi questi seminari online, e mi hanno chiesto di farne uno sul vino italiano e logicamente ho deciso di parlare nello specifico del vino campano, di raccontare un po', diciamo, alle persone che poi mi hanno seguito dal vivo, di praticamente spiegare un po' più la Campania, un po' la storia, un po' le varie zone di produzione, un po' la realtà, diciamo, campana, parlando anche delle varietà di uva specifiche delle varie zone campane, dalla zona dall'Irpinia alla costiera amalfitana del Salernitano, alla zona del Beneventano, quindi comunque tutte queste zone che fanno dei vini fantastici, quindi è stato molto ben ricevuto. Ecco, c'è qualcosa che li ha colpiti in modo particolare durante il tuo intervento? Cosa hai notato? Certamente li ha colpiti, io credo, al di là dell'immensa quantità di tipologie di uve e di vini possibili in Campania, ma la storia, il fatto che comunque la Campania, almeno quello che ho voluto puntare io e parlare, il fatto che la Campania è una regione che, beh, oggigiorno qui almeno sono più conosciute Toscana, Piemonte, Veneto come a livello commerciale di importanza, però la Campania è una storia fantastica perché si parla dell'epoca dei Romani, ancora prima dell'epoca dei Greci, che la Campania faceva grandi vini, che grandi cru come il Falernum, il Massicum, ancora oggi prodotto come Falerno del Massico. Quindi bisogna raccontare quello per far capire quello che è stata la Campania per 2000 anni. E arrivare ai giorni nostri, dove è una regione che comunque fa tantissima qualità, anche se la quantità è ridotta rispetto ad altre regioni italiane, quindi commercialmente non la si vede così tanto in giro. Però
noto, almeno qui a Boston, che i vini stanno bene, cioè riconosci Insomma, gli hai l'interesse. detto agli americani, in un bicchiere di vino trovate la storia della Campania e dell'Italia. Bisogna puntare su quello, bisogna far capire che la storia è millenaria, non è una cosa che ci siamo inventati 2 giorni fa. Perché puntando su quello, sulla bellezza, su tutto ciò che c'ha la Campania, può avere un grandissimo successo. Quindi vedo che tanti produttori ci stanno credendo, stanno tornando un po' anche alle origini, utilizzando, che ne so, ancora le anfore come si facevano una volta per la fermentazione, per la macerazione. Quindi quello è Sì. bello, perché racconta una storia che è particolarissima e che è tipicamente campana. Ciro, ti voglio chiedere in chiusura, a Natale durante le feste, i vini che vanno per la maggiore, lì negli Stati Uniti, Boston in particolare? Beh, allora diciamo, considerando che l'americano medio è deregolamentato per quanto riguarda il cibo e il vino, nel senso che loro non hanno delle regole ferree o come noi italiani che devi mangiare certe cose, semmai con quel certo piatto mangi un certo vino, però comunque generalmente parlando i vini che vanno bene, sono molto bene, sono sicuramente i vini spumanti un po' di tutte le tipologie, ovviamente il prosecco è un successo fantastico, ma al di là di quello poi, ripeto, l'americano vuole essere stimolato, perciò che è importantissimo in questo periodo per noi che lavoriamo in questo settore qui, essere presenti nelle varie enoteche, nei negozi, per proporre diverse tipologie, far conoscere cose nuove in modo da far sì che poi l'americano, semmai a tavolo, piuttosto che portare, che ne so, il Cabernet californiano, il Pinot Nero francese o qualcos'altro, o il Malbec argentino, porta il Fiano di Avellino, oppure un Pierirosso fatto sulla costiera amalfitana, o qualcosa comunque di particolare che possa sposarsi bene con la loro cucina di quella sera e allo stesso tempo rappresenti una storia diversa che non sia sempre quella che comunque già conoscono. Perfetto, Quindi quindi è non però importantissimo non abbiamo regole ferme. il tuo ruolo di ambasciatore del vino in questo caso e quindi della storia che c'è dietro ad un vino italiano e Ti dico campano. una piccola pillola: dal 2017 sono anche uno degli ambasciatori della Vinitaly Wine Academy, Ecco. che forse ne avrei sentito parlare. Hanno fatto quest'anno per la prima volta il corso, l'hanno portato qui negli Stati Uniti, a New York nello specifico, al di là di quello che fanno lì in Italia a Verona, e ho fatto il corso, ho passato l'esame, quindi sono certificato uno dei 100 e passa, non so, ambasciatori della Vinitaly Wine Academy nel mondo, Ecco, quindi non puoi perfetto. chiedere più per me. Non sbagliamo a dirlo. E allora, buon lavoro e ancora migliori successi e viva il vino campano italiano sempre nel mondo. Ciro Pirone, ti auguro buon Natale a te e a tutti i tuoi familiari e tutti i salernitani che vivono negli Stati Uniti. A presto. Ti ringrazio, buon Natale a tutti, a te, famiglia, buon Natale a tutti i salernitani. Ho visto recentemente via video le luci d'artista che ha fatto a Salerno, meravigliose come sempre, quindi cerco di farle vedere sempre a più persone in modo che guardino la bellezza anche di Salerno. E quindi niente, buon Natale a tutti e un 2018 di grandi successi a tutti quanti. Anche a te, a Grazie. presto, ciao. E con i Salernitani nel mondo l'appuntamento finisce qui, ma vi do appuntamento tra una settimana. Salutiamo Ciro Pirone ancora da Boston. Salernitani nel mondo. Viaggio virtuale tra le nostre comunità all'estero.